Buonasera a tutti, benvenuti a Padelle Grembiuli in compagnia di Dino Cordileone, lo chef di Garrison Creek a Toronto. Buonasera. Buonasera. Come stai, Dino? Bene, lei? Bene, bentornato. Grazie. Allora, io vedo soltanto la mozzarella di bufala, solo questo vedo. Tutto il resto non lo vedo. Va bene, c'è problema. Mangio questo, poi non ci rimarrà niente per la tua ricetta. Cosa prepari questa sera? Oggi prepareranno un'insalata fredda di finocchio con mozzarella di bufala, non c'è niente cottura. Allora ti spiego un po' gli ingredienti. Sì. Ci abbiamo mozzarella di bufala, ci abbiamo il finocchio, oregano, questo oregano secco, ma viene dall'Italia, della montagna, è oregano selvaggio della montagna matese. Ha un profumo diverso? Sì, un po' diverso, sì. Proprio dietro il paese di mio padre. Allora, ci abbiamo l'arance, il radicchio e ci abbiamo anche l'aglio nero. Sì, questa è una novità, questo, io non ho mai visto. Questo è un prodotto del Quebec, guarda che profumo. Un prodotto del Quebec? Il prodotto del Quebec. Non lo so se è stato creato qui o in Francia. Ha un profumo. È dolce, non c'è il sapore dell'aglio per niente, è nero nero. Mai visto. Ma è un prodotto circa un paio d'anni che si trova e costa molto care. Sì. L'aglio cinese ti costa $1, questo ti costa $8. Diverso, però, però io credo che è affumicato, è marinato nell'acqua salata. Sì, perché è tutto un segreto, vero? Non guarda, si sta. Se tu puoi vendere l'aglio a $150 il chilo, non lo dai a nessuno la ricetta. Esatto. Allora, cominciamo col finocchio, lavato. Quando vuoi mangiare questa mozzarella, vuoi mangiare qualche cosa. C'è très, très bon. Allora, abbiamo tagliato il nostro finocchio. Una cupina di fenoi, lo mettiamo qui. Un bel profumo, vero? Sì. Questo lo teniamo per dopo. Ok, per decorazione. Decorazione, esatto. Mettiamo questo qui. Adesso ci abbiamo un po' d'olio d'olivo. Un po' d'olio d'olivo. Sugo d'arancio fresco. Ok. Un bicchiere, 8 once più o sì, meno. Sì, vuoi recuperare tutto il finocchio. Ok. Questo lo fai non marinare. Questa è la marinade. La, il marinade, esatto. Per le fenoli, come le si, esatto. Frigo pendant un'ora. Circa un'ora, due ore. Mm-hmm. Più tempo possibile, ma minimo un'ora. Okay. Allora, minimum. Adesso ci abbiamo l'arancia, il vecchio zester della nonna. Tutti conoscono questo, tutti ce l'hanno ancora a casa. Esatto. Allora, il zesto contiene molto olio, allora voglio cercare le zeste, anche le zeste, che contiene molto dell'olio, dell'olio d'arancia. E ci sono tutti gli aromi, profumi, aromi, esatto, dell'olio. Esatto. Continua a zestare e voilà, mettiamo questo da parte. Quindi un'arancia completa, vero? Mettiamo qui dentro, ci abbiamo il sugo, adesso mettiamo un po' di pepe, bel profumo. Sì, fresco. Un po' di pepe e un po' di sale. Perfetto. Adesso mischiamo il tutto. Allora adesso questo, visto che il finocchio si mangia pure a Natale, una bella insalata. Sì, in qualsiasi periodo. Esattamente, però come noi alla nostra tavola mangiamo il finocchio dopo il pranzo a Natale. Sì, per digerire. Per digerire. Allora questo abbiamo misto, mettiamo nel frigo, circa un'ora o due. E sarà pronto. Tipo più si lascia e meglio è? Esattamente, fino a 24 ore, pure la giornata prima se vuoi. Allora c'è Natale, le famiglie italiane fanno tante ricette. Facendolo questo la giornata prima, un po' meno da fare. Esatto. Allora adesso mettiamo questo da parte. Quindi quando si riceve a casa si prepara questo in anticipo, si lascia in frigorifero.
un'ora, due ore anche di più per assaporarlo ancora di più. Poi è pronto quando bisogna servirlo. Esatto, adesso prendiamo il radicchio come contorno, tagliamo. Allora, questo non da aggiungere al finocchio, ma questo è come dopo, contorno, come contorno esattamente. Ok. E tagliamo e facciamo una julienne. Anche questo un sapore e gusto molto diverso. Esattamente, più amaro, un po' più amaro. Sì. Questo è molto buono anche al forno. Esattamente. Vero? Sì. Ci ha provato. Adesso si trova anche il radicchio, quello lungo, quello triviso, che è ancora meglio. Sì. È più amaro? È più amaro, però quello sulla griglia va benissimo. Okay. Allora ci abbiamo i nostri ingredienti. Sì. Poi quando torniamo continueremo con questa ricetta. Intanto vogliamo ricordare un attimino Garrison Creek, Garrison aperto Creek, alla grande, su College a Toronto. 760 College, è un ristorante italiano un po' particolare, molto diverso, e siamo molto occupati. Sì, e i ravioli da assaggiare. Ravioli, 10 tipi di ravioli, è tutto diversi. Non è come quelle che siamo abituati con formaggio, con la carne, un po' diverso. Non le ricette classiche, ricette un po' più moderne. Diverso, come il nostro sambuco è servito dentro un ravioli e la grimolata è fatto con l'aglio nero. Allora è un po' particolare, diverso. Italiano, il sapore, il prodotto finale è italiano, però in inglese si dice served with a twist. Salvini un po' particolare. On disait que pour nos téléspectateurs français, quand on a des raviolis à Garrison Creek, à Toronto, 760 College Street, qu'on a 10 raviolis un peu particuliers. Et un de nos raviolis, c'est le jarret de veau au sambuco, servi dans les raviolis avec la grimolata avec l'ail noir. Donc des recettes particulières. Exactement. Sûrement, il faut aller goûter ou bien la prochaine fois que tu viens. On va le faire à la télé. On va le faire à la télé. On va y goûter ensemble. Exactement. Rimanete con noi, ritorneremo tra pochissimo. Di ritorno Padelle Grembiuli in compagnia di Dino Cordileone, lo chef di Garrison Creek a Toronto. Prima di continuare, Dino, facciamo un paragone di, dei ristoranti di Toronto, di Montreal, se possiamo paragonarlo, perché sono due città diverse. Io trovo che a Toronto è una città molto più veloce, nel senso c'è movimento, c'è piuttosto business oriented. Sì. Allora la gente scappano sempre. Ristorante, c'è molto ristorante, una frega di ristorante a Toronto, ce n'è molti che sono buoni pure. Sì. Montreal per me è una città più, allora, European. Sì, allora, abbiamo il tocco europeo. Europeo, ci abbiamo un po' di influenze francese. Sì. Il ristorante a Montreal c'è molto ristorante fantastico. Sì. Abbiamo certi chef anche francesi adesso che sono tra i meglio al mondo. A Toronto c'è uno o due ristoranti, c'è un ristorante che adesso è diventato uno dei migliori ristoranti nel mondo, non nel mondo, nel Canada, però trovo che Toronto è molto più veloce. Tra qui c'è più calme, più tranquille, però si mangia bene a Toronto come si mangia italiani, cerco più o meno uguale, la famiglia, lavorne per la famiglia. Sì. Però bisogna dire, anche se ci sono tanti chef che sono altrettanto, immagino, buonissimi chef esperti, però Garrison Creek è venuto a prendere uno chef di Montreal per il loro ristorante. Esatto. E quindi? E quindi, guarda, sono venuto qui, hanno provato il mio mangiare, il menù, l'idea che c'avevo. Sì. Abbiamo fatto la innovative, esattamente, abbiamo fatto la conoscenza tra amici, hanno sentito parlare di me, poi abbiamo provato, sono venuto a casa mia, ho fatto certi ravioli, ho detto guarda, i ristoranti italiani si trovano dappertutto il mondo.
italiane buone. Mm-hmm. A Toronto, a Montreal, a Ottawa, sì, a Vancouver, ovunque. Dove vai c'è ristoranti italiani buoni. Allora l'idea mia era di essere innovative, sì, essere completamente diverso. Cambiare. E cambiare. Allora hanno provato, e una coppia, marito e moglie, che non vanno nel cibo, non vanno mai d'accordo. Ho capito. Uno piace una cosa, l'altro non ci piace. Per la prima volta, quando hanno provato quelle che ho fatto io, sì, ci hanno piaciuto tutto. Allora, erano d'accordo, sono andate d'accordo, e allora sì, abbiamo fatto, segnato il contratto che io vado lì. E sono lì un paio di mesi, e per me è nuovo. Però come tutti quanti vai in nuovi paesi, è un po' diversi, nuove città è un po' diverso. Pur essendo in Canada è completamente diverso, bisogna adattarsi anche a quel ritmo. Il modo di fare la spesa, sì, è diverso. Toronto anche questo? Sì, esatto. Perché? Perché non c'è, io qui vado al mercato Jean Talon, vado all'HD, sì, e mi ritrovo. Sì. A Toronto è una città enorme, è grandissima. Allora ho avuto un po' di difficoltà. Certo, devi fare tanti posti, spostarti. Per trovare, spostarti. E allora è stato un po' come si dice in inglese, un challenge, esatto, che mi è piaciuto e che mi piace ancora sto scoprendo. È una nuova sfida per te. Esatto, sto scoprendo nuove poste, andare a comprare, allora diverse, mi piace molto. Sì, sicuramente sappiamo che già ci sei riuscito, perché il ristorante già sta avendo successo, uh-huh, e poi con queste ricette completamente diverse per un menù interessante completamente per i palati. Esatto. Tutti i nostri palati, degustare cose nuove. Esatto. Bene. Allora, continuiamo con la ricetta. Sì. Ci abbiamo il radicchio, lo mettiamo da parte. Uh-huh. Adesso vi faccio vedere l'aglio nero. Questo è interessante. Questa è una novità. È veramente un profumo diverso. È dolce. J'imagine que nos téléspectateurs francophones à la maison, mm-hmm, plusieurs ont jamais vu de l'ail noir. C'est un produit particulier, c'est un de mes produits préférés. C'est, comme on dit en français, c'est un de mes produits chouchous. OK. Alors. Ça vient avec un prix chouchou aussi. Oui, exactement. Allora, se vous regardez, complètement noir, monsieur dame. Alors. Mais quand tu le coupes aussi? Oui. Noir complètement. Oui. Wow. Ça, tu peux le prendre, mettre dans ta bouche. T'as pas la force dehors de l'ail, c'est sucré. Ça a un peu, je dirais, entre la réglisse et le balsamique. Ah. Allora questo, signore, potete mettere, gli spettatori, potete mettere questo in bocca, non c'è il profumo dell'aglio, c'è un profumo tra il aceto balsamico, wow, e il... Quindi probabilmente usano anche, come non lo sappiamo, so, però non lo so. Se ha un sapore di... Di balsamico, è possibile che quando lo mettono in the smoker, sì, ecco, un fumoir, perché ti metti il balsamico. Dans un fumoir, tu penses? Oui, io credo di sì, perché è dolce. Allora questo facciamo. Wow, sembra una tapenade di olive. Esatto. Sembra un tapenade d'olive. Esatto, allora questo è pronto. Vuoi sentire così l'odore? Sì, profumo? Sì. Dolce. Infatti sì. È un prodotto... Sì, è un prodotto... non si sa cosa... No, questo... Balsamico tocco, non so, col profumo, forse al sapore, come hai detto tu. Il sapore è dolce, è molto buono. Non è... Non c'è il profumo dell'aglio proprio, non sembra aglio. No. Se qualcuno non ti dice che è aglio, tu non lo penserai che è aglio. Allora, questo è l'aglio nero che usiamo... Mettiamo questo da parte. Sì. Usiamo nella ricetta. In questa ricetta. L'ail noir, avec cette recette, un ail tout particulier. Esattamente. Tu peux rappeler à nos amis à la maison le prix aussi? Oui, le prix de l'ail, il prezzo di quest'aglio, mm-hmm, è 148-150 al chilo. Quindi diciamo, c'est environ 8 dollars. Oui, 6-8 dollars. Une gousse d'ail, 6-8 dollars. Alors, si on ne veut pas utiliser l'ail noir,
Qu'est-ce que tu nous suggères? Je suggère que vous preniez de l'ail normal. Oui. Vous le mettez dans un peu d'eau. Oui. Ajoutez du sucre et mijotez pendant 5 à 10 minutes. OK. Ça va adoucir l'ail. Et ensuite, tu le coupes en petites tranches. OK. Alors, ho detto, se non ci avete l'aglio nero, certo. Prendete l'aglio normale, mettetene un po' d'acqua, un recipiente con un po' d'acqua, sì. Mettetela a bollire lentamente, mm-hmm. un cucchiaino di zucchero, circa 5-10 minuti, per levare quello profumo forte. Quindi è meno forte, più dolce. Esatto, perché la ricetta, il piatto si chiama finocchio con mozzarella di bufalo. Esatto, e no aglio. Non aglio. Allora, ok, perfetto. Rimanete con noi, ritorniamo tra pochissimo e degusteremo questo piatto. A tra poco. Di ritorno Padelle Grembiuli con Dino Cordileone, lo chef di Montreal, però che per adesso è a Toronto con il ristorante Garrison Creek. Fortunati a Toronto di averti. Spero di sì, io credo di sì. Eh sì. Allora, siamo pronti? Sì. Tutto fatto, tutto marinato, fatto. Per questione di tempo l'abbiamo fatto prima. Prima, esattamente. Allora, questa è l'insalata di finocchio. Il finocchio tagliato col mandolino giapponese, non mm-hmm. quello italiano, mm-hmm. col zesto mm. di arancia. Arancia. Adesso mettiamo un po' di l'oregano che viene del Matese. Perfetto. Mettiamo il nostro aglio nero. Aglio nero. Esattamente. Adesso mettiamo la mozzarella di bufala. Mettiamo un po' d'olio. Olio d'oliva. Olio d'oliva. Perfetto. Un po' di pepe. Perfetto. Allora, per question de temps, nous avons fait mariner le fenouil avant. Oui. En frigo, oui, on oui. l'a préparé en avance, donc c'est quelques déjà heures en avance. Pendant quelques heures, c'est prêt. On va ajouter, mettiamo un po' di balsamico, concentrato. Sì. Che è diverso, che l'aceto balsamico. Esattamente. Questo è più uno sciroppo. Più un sciroppo, e diventa più dolce. Perfetto. Allora, on mélange le tout. Adesso cominciamo con la mozzarella. Tagliamo. Che buona. A chi non piace la mozzarella di bufala? Credo che piace a tutti. Sì. Vero? Anche con i pomodori. In modo classico con le fette di pomodoro. Basilico, olio d'oliva. Adesso ci abbiamo un po' di... Sempre per decorazione. La sì. Poi, che in Italia usano tantissimo, esattamente, la rucola, sulla pizza, nella pasta, sì. come contorno. Sì. Mettiamo un po', qui, su Perfetto. Due piatti. Adesso cominciamo a montare il piatto. Una fetta, sempre un po' d'olio. Ok, da aggiungere. Questo sempre come un antipastino? Esattamente. Allora, un po' di olio, adesso un po' di... Oppure volendo si prepara, quando parlavi delle feste o quando in si anticipo. Diceva non vogliamo fare magari un antipasto con mozzarella, ma vogliamo solo fare un'insalata di finocchio, quindi esatto. in questo modo si può anche facciamo sulla partita finocchio, esatto. Allora, un po' d'olio, ancora. Ok. Una goccia. E... ancora un po'. Sai quanti sapori e gusti diversi con esatto, l'arancia. Con l'arancia. Adesso mettiamo la addirittura tre fette. Tre fette, la partita esteriore. Ho già la colina in bocca. E adesso per il colore. Per il colore. Il radicchio. Il radicchio. Ancora un po' d'olio d'oliva. Sì. Anche questa scelta di piatto in vetro, no? bellissima. Adesso andiamo col pepe,
Sai, tanti a casa dicono, Dino, sì, però non è che ci mangiamo i piatti, che i piatti sono, devono essere mangiamo di un certo con gli colore. Occhi, mangiamo con gli occhi prima. È molto più appetitoso. Esattamente. Condivido. Un po' di sale. Ecco il piatto. Bellissimo. Allora, bellissimo. Questo è fatto, facciamo il secondo. Sì. Passo questo. Quasi troppo bello per mangiarlo. Allora, monsieur dame, adesso lo dirò in francese. Certo. On commence. La mozzarella. La mozzarella. Un peu de finoi. Esattamente. Mozzarella di bufala. Oui, mozzarella di bufala. Un peu d'huile d'olive. Tu sais que la question, sûrement, que nos téléspectateurs veulent te poser en ce moment, c'est quoi la différence de mozzarella et mozzarella di bufala? Mozzarella di bufala, c'est fait avec du lait de buffon, de water buffalo. Tandis que la mozzarella traditionnelle est faite avec le lait de vache. Donc c'est ça la différence. Alors on a déjà deux faits et ensuite la troisième, on met un peu de radicchio pour la couleur. On finit avec un filet d'huile d'olive. Moi je goûte Dino. Oui oui. Ancora una volta questione di tempo. Poivre. Andiamo sempre. Vero? Sì, oregano e sel. E voilà. Buon appetito! Buon appetito! Si bien? Buono? L'arancia dà un sapore, visto che è stato marinato. Però non è che ammorbidisci il finocchio troppo. Mm-mm. Tanto se metti il limone lo fa molto più morbido. Sì. L'arancia lo rimane ancora un po' croccante. Buonissima, buonissima anche questa ricetta. Grazie. Grazie mille, Dino. Grazie a tutti, buonasera, a presto.